Ciao ragazzi, bentrovati, eccoci di nuovo qua. Allora, questo video perché? Perché oggi, 4 maggio 2021, si festeggia, come ogni 4 maggio, lo Star Wars Day, ovvero si celebra in tutto il mondo, la saga creata dal grandissimo George Lucas. Ma come è nata questa festa? È nata per un semplice, gioco di parole, uno scambio di parole. Perché? Permettetemi soprattutto fare il bigliettino per leggerlo bene. La frase più famosa, quella che conosciamo tutti, che la forza sia con te, in inglese come è tradotta? È tradotta con May the force be with you, che la forza sia con te. Ma involontariamente questa frase è stata storpiata, o meglio, è stata storpiata solo una parola, ma cambia totalmente il significato. Perché il significato che viene cambiato è dalla parola invece che force, fort, 4, o meglio, may the fort be with you. Cioè, perciò pensate dalla frase che la forza sia con te, che il 4 maggio sia con te. Calcolate che questa frase è stata già pronunciata nel 1979 dall'allora ministro Margaret Thatcher. È stato ripreso poi su tutti i tabloid e anche riscritto su vari giornali. E nel 2005 George Lucas, che era ospite a suo tempo di una televisione tedesca, praticamente lui disse, praticamente si annunciò con la frase che la forza sia con te, e il presentatore, sbagliando la traduzione, ha proprio letto invece May the Fourth be with you, che il 4 maggio sia con te. E da allora è nata questa cosa del 4 maggio, e ogni 4 maggio si festeggia questa grandissima festa di questa saga fantastica. E io spero che si possa andare più avanti alle manifestazioni che siamo andati tutti al comic che ci sono in giro per l'Italia, per il mondo, dove mi era piaciuto tantissimo vedere gli spettacolari combattimenti con le spade laser, che è proprio uno sport, cioè c'è lo sport con le spade laser, qualcosa di meraviglioso, e poi questi cosplayer vestiti da personaggi della saga. E questo video perciò vuole omaggiare questa saga immensa creata già da George Lucas, e vi volevo mostrare la mia umile collezione. E da cosa iniziamo? Iniziamo proprio dal cofanetto, il primo che avevo preso, saga vecchissima, Star Wars, la saga completa. Cofanetto bellissimo, oltre che contenere i primi 6 film, perché adesso siamo arrivati a 9, visto con il cambio di produzione, il cambio di regia, ma questa era io la chiamo l'originale di Lucas, e qui in questo cofanetto c'era anche il frame, guardate che bello. Frame numerato, perciò una cosa in più. Poi c'è la guida alla galassia, tutto in italiano con immagini, bellissimo, vedete? E poi spiega praticamente, illustra il menu di ogni disco. Però è bellissimo, ragazzi. Questo è il frame, vale sicuramente l'acquisto. Poi guardate proprio anche qua l'artwork, guardate che bello, tutti i personaggi. Perciò anche chi ha acquistato adesso la saga in 4K, o ha preso le stili, io ho preso tutto, questo l'ho preso a suo tempo, ma questo, ragazzi, solamente per questi due pezzi e l'artwork va assolutamente preso, assolutamente, secondo me, si deve avere. E guardate anche qua che bello con i due soli, stupendo. Perciò questo era il primo cofanetto che ho preso a suo tempo con la saga Star Wars. Poi, naturalmente, l'ho continuata, perché l'ho continuata, questi erano i primi 6, e andiamo avanti. Preso la steelbook di Solo. Questo è uno spin-off. Bellissima la steelbook, tra l'altro, andata fuori catalogo. Poi, che cosa abbiamo preso qui? Star Wars Rogue One, edizione full slip. Poi, il risveglio della forza, Star Wars, bellissimo, guardate che effetto, l'effetto 3D, bellissimo veramente. E poi, sempre il risveglio della forza, questo era uscito in due edizioni, bianca, diciamo dalla parte degli Jedi, e poi c'era invece nero per il potere oscuro, il lato oscuro.
Poi abbiamo Gli Ultimi Jedi, anche questa steelbook meravigliosa. E poi concludiamo con l'ultimo, Star Wars, L'Ascesa di Skywalker. Anche qui secondo me la steelbook è qualcosa di fantastico. Ok, scusate un attimo che vado a recuperare il resto. Perfetto ragazzi, proseguiamo dopo avervi fatto vedere tutta la saga completa in Blu-ray con steelbook e cofanetto. L'ultimo cofanetto che avevo preso riguardante in questo caso tutti e 9 capitoli in edizione 4K, eccola qua ragazzi, la The Skywalker Saga con la Morte Nera. Fantastico, veramente un bellissimo cofanetto. Proprio per, guardate, la chicca, proprio diciamo il pelo nell'uovo che se fosse stata numerata questa edizione sarebbe stata il top. Si apre così, vedete? E adesso vi tiro fuori il tutto, The Skywalker Saga. Allora, e abbiamo, innanzitutto, qui c'è una su carta molto carino, Mark Hamill, una lettera, vedete, su carta molto particolare, non è la carta proprio del quaderno, molto spessa. E poi, questo è il cofanetto, vedete, The Skywalker Saga, e dietro il logo Lucasfilm. E beh, la mitica frase d'esordio di ogni pellicola, Star Wars. È sempre un'emozione ogni volta vedere queste immagini. E qui questi bellissimi disegni che rappresentano ogni disegno un film. Qui abbiamo il primo, vedete? Minaccia Fantasma. Poi abbiamo L'attacco dei cloni. Sono molto belli questi disegni. E qui finalmente edizione 4K, La vendetta dei Sith. Poi andiamo avanti. Nuova speranza. Però colpisce ancora. Poi ritorno dello Jedi. Faccio vedere anche da vicino, fantastici veramente. Poi andiamo avanti con gli altri capitoli. Nuova speranza. Gli Ultimi Jedi. Qui naturalmente non è presente Rogue One, è solo perché erano due spin-off. E poi l'ultimo. Bellissimo, che riprende in toto la steelbook. E poi ci sono i bonus disc con tutti gli extra, tantissimi extra. Ecco belle le immagini. Io sono soddisfatto di questo cofanetto e tra l'altro poi l'avevo preso anche in sconto. Bellissimo, ragazzi. E perciò siamo pronti per una nuova cavalcata in questo mondo fantastico creato dal grandissimo e magnifico George Lucas. E poi ragazzi, non abbiamo finito. Perché non abbiamo finito? Perché visto che parliamo di libri, cioè, o meglio, questo era il cofanetto che aveva delle immagini che conservava appunto i dischi, ma parliamo di libri, scusate, ma allontano perché c'è un motivo, perché questo è veramente pesantissimo ed enorme, ragazzi. In questa opera, guardate qua, pesantissimo, guardate. Vi assicuro che è super pesante. Peserà penso un 6-7 kg tutti, guardate che bello. Questo qua in cartone super rigido rappresenta appunto una parte della Morte Nera, Star Wars Frames. Che cosa c'è qua dentro? Allora, calcolate che per ogni film Lucas praticamente aveva a disposizione 150.000 frame, un totale su tutto il lavoro che ha fatto lui di circa 1 milione di frame. In questi due volumi, in questa opera, ce ne sono più di 1.400. Si apre così e abbiamo il, vedete, frame e frame. Qui ragazzi non c'è niente, cioè non c'è niente, non c'è niente di scritto, sono le immagini, cioè voi potete vedere tutta la saga letteralmente sfogliando il libro.
Questo è il capitolo. Adesso vi faccio vedere qualcosina, non tutto perché sennò facciamo notte. Allora, guardate, questo è il, sì, rappresenta i primi tre film, i primi tre capitoli. Fatemi posare qualcosa perché sennò veramente è un po' troppo. Poi è rifinito benissimo perché anche qua sotto vedete che ci sono nominati i primi tre e poi episodio 4, 5 e 6. Oh, proprio rigidissimo. Presa nel 2013 questa edizione, adesso è fuori catalogo. Ecco qui The Prequel Trilogy. Allora, e frame, praticamente c'è una breve introduzione e adesso vediamo se riesco a farvi vedere le immagini per farvi capire. Ecco, qui per dire inizia, vedete, la minaccia fantasma e poi vi faccio vedere come sono i frame, cioè giganteschi. Vedete, sono due per pagina, perciò ragazzi, sfogliando letteralmente questi volumi, voi avete visto il film. Cioè, qualcosa, un'opera straordinaria. Questi non sono libri, ma sono opere. Adesso mi addentro, vedete, per farvi, per mostrarvi. Veramente pazzesco. Andiamo avanti e poi guardate qua. Vi assicuro che è pesantissimo, veramente. Andiamo avanti col secondo album, vedete? Eccoli qua. E qui abbiamo gli episodi 4, 5, 6. Ed eccoli qua. Ovvero 4, 5, 6, ma in realtà sono i primi girati da Lucas. Eccola qui, un omaggio a lei, Fran Fantastico. Andiamo avanti, vedete? C'è un'opera mostruosa. Bene, ragazzi. Scusate, ma veramente vi volevo far vedere un accenno. E concludiamo il tutto della mia collezione, per quanto riguarda la mia collezione riguardo Star Wars, con due action, ovvero del lato oscuro. Abbiamo qui Darth Maul, eccolo qua, fantastico, l'eletto di Palpatine, ma... E poi... Oh! Subito la cartolina che rappresenta lui, esatto, Darth Vader, Darth Vader, edizione limitata in 1077 pezzi, questa viene direttamente per il 40° anniversario ed è stata, diciamo, sviluppata per la convention esclusiva del 2017 che c'è stata negli Stati Uniti. Ed eccolo qua, ragazzi, questo è il pezzo forte. Sotto c'è il logo, vedete, 40, limitata a 1077 pezzi, mentre Darth Maul è limitata a 10.000 pezzi. Bene, ragazzi, e concludiamo proprio con il lato oscuro, che noi facciamo parte dei buoni, ma in tutti noi un pizzico di lato oscuro, ai ai ai, c'è sempre. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto e ragazzi, cosa dire, Star Wars, postate le vostre collezioni anche su Instagram, vi lascio sotto qua il link per andare su Instagram, ogni giorno metto delle stories e dei film attinenti alla mia collezione, perciò iscrivetevi. Io vi ringrazio come sempre, ciao ragazzi e buon Star Wars Day, ciao!